Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono come sempre Pasquale, questo è Risparmio, il mio progetto alla ricerca della mia indipendenza finanziaria per stare più tempo con la mia famiglia, per cui spero che arrivi il prima possibile perché sto invecchiando, 42 anni e il tempo passa veloce. Oggi un video un po' particolare, volevo andare a parlare di una persona che penso tutti gli investitori e risparmiatori come me conoscono, Jack Ma, il fondatore e presidente esecutivo di Alibaba Group. Ne volevo andare a parlare perché ho preso spunto da un altro video americano, per cui non è farina del mio sacco, ma diciamo che l'ho preso e poi ve lo lascio alla fine del video, se no non guardate il mio ovviamente, di questo youtuber americano che andava invece ad elencare i 10 consigli per diventare una persona di successo che Jack Ma nelle varie conferenze aveva dato. Io in realtà ho voluto fare un sunto, ne ho voluto dare solo 5, quelle che secondo me sono molto più importanti. Poi ognuno, se andate a guardare il video che vi lascio, tra l'altro alla fine di questo video vi dico qual è e chi è anche l'autore, potete andare a vedere le altre 5. Io però ho trovato in questi 5 consigli qualcosa di più, quel surplus che forse potrebbe dare la spinta per migliorarsi giorno dopo giorno. Prima di passare al video ti voglio ricordare che se sei nuovo su questo canale puoi sempre iscriverti appunto cliccando sul tastino iscriviti e anche sulla campanellina delle notifiche per non perderti nessun contenuto successivo che andrò a pubblicare, spero, in futuro. Inoltre, se il video ti piace, chi sia che tu che sia nuovo oppure se sia un vecchiaccio della community, lascia un bel pollice in su, così fai capire anche a YouTube, all'algoritmo, che io sono qui e voglio crescere. Come dicevo prima, Jack Ma è uno degli uomini più ricchi della Cina. La sua fortuna si valuta intorno ai 50 miliardi di dollari, per cui, insomma, avrei voluto conoscere la figlia qualche tempo fa. Una persona che non si è data mai vinta nella sua vita, infatti è stato rifiutato ben 10 volte da Harvard, dall'università, e che fino a 33 anni non aveva mai toccato un computer perché comunque viene da una famiglia poverissima, uno dei 9 figli di questa famiglia che venivano da una città molto piccola e dalla quale ha avuto, diciamo, un aiuto, nel senso che quando Nixon creò l'apertura al mercato cinese, per cui per la prima volta in Cina fu possibile mandare dei turisti americani, lui che non parlava una parola di americano, per cui di inglese, per 9 anni fece la guida turistica in maniera completamente gratuita per poter imparare la lingua, perché voleva crescere, voleva diventare qualcuno. E questo già è una cosa che esce fuori da ogni logica. Lavorare gratis come guida turistica per 9 anni pur di capire la cultura di un altro popolo che ovviamente in un paese come era la Cina una volta, era molto chiuso, era molto chiuso a quello che era l'Occidente, beh, si può capire anche quale volontà avesse lui di uscire nel mondo. Ma basta annoiarvi con questa piccola parte storica, passiamo ai 5 consigli che secondo me dal video di questo youtuber che vi dirò alla fine sono quelli secondo me più importanti. Il primo è imparare dagli errori degli altri e non dai loro successi. Secondo Jack Ma, non bisogna imparare da chi ha delle storie di successo, quelle vanno lasciate perdere, non vanno neanche considerate, ma vanno invece fatte tutte quelle considerazioni, si deve andare a imparare dagli errori degli altri, perché questi errori prima o poi nella vita saranno incontrati anche da te e sicuramente tu non sarai in grado di evitarli solo perché sai che altre persone le hanno fatte, ma magari avendo capito come questi errori sono stati trattati da altre persone, da altri imprenditori, da altre persone che sono accanto a te, puoi capire come affrontarli in maniera migliore e non farti sopraffare dall'errore di per sé. Questa secondo me è una cosa molto ma molto importante perché Jack Ma ci vuole far capire che, così come nella cultura americana, l'errore è sinonimo di crescita, l'errore non è sinonimo di essere un fallito, un po' come visto da noi in Europa e soprattutto da noi in Italia, l'errore è un punto di partenza, sempre nuovo, per potersi migliorare. E questa cosa, questa mentalità, secondo me, è molto ma molto esplosiva, ti fa crescere tantissimo. Per cui non bisogna basarsi sui successi degli altri, ma sugli errori che gli altri fanno e imparare da questi. Un secondo punto che secondo me è molto importante di Jack Ma è che lui vede nei problemi, nei challenges, come dice lui, delle opportunità. Per cui ogni volta che c'è un problema, lui non vede il problema di per sé, ma vede un modo per diventare più produttivi, per migliorarsi continuamente. Per cui come opportunità anche di creare qualcosa. Mi spiego meglio, non è che le aziende nascono da un qualcosa che già esiste, perché se un'azienda nasce su qualcosa che già esiste,
c'è già qualcun altro che fa quel business. Invece quello che lui menziona in molti suoi video, e tra l'altro poi lo vedrete nel video che vi lascio di questo YouTuber, lui diceva che quando era giovane si lamentava sempre, e da queste lamentele ha tratto molti insegnamenti per quelli che sono stati i suoi business successivi. Per cui vedere nelle lamentele, nei problemi, non un qualcosa che può fermare l'attività, ma anzi un qualcosa che può creare una nuova attività, creare un punto d'ingresso dove gli altri ancora non hanno visto un business, dove gli altri non hanno visto un'opportunità, e ci bisogna infilarsi per poter creare le nostre opportunità. Per cui vedere il problema, il challenge, come un modo per produrre qualcosa di nuovo e più importante per la nostra vita. Un terzo consiglio che Jack Ma dà è quello di focalizzarsi non sulla grandezza, ma sulla qualità. Molte volte lui spiega in una di quelle conferenze che sono presente appunto nel video che ho usato per ispirarmi al mio, lui cita molte volte che le aziende negli anni 90, nei primi anni 2000, erano quelle che dovevano crescere il più possibile, erano quelle enormi, quelle erano le aziende che sicuramente sarebbero state predominanti nel mercato. Secondo Jack Ma questo paradigma non esiste più, adesso bisogna puntare sulla qualità, per cui le aziende in cui ci sono pochissimi dipendenti magari, che sono sempre contenti perché non sono un numero all'interno della struttura aziendale, ma sono appunto delle persone, vengono viste come delle persone che una volta finito il loro lavoro possono tornare a casa dalle proprie famiglie, bene, quelle sono le aziende del futuro, perché saranno le aziende più produttive secondo Jack Ma, le aziende in cui c'è un ambiente molto rilassato, molto sicuro, appunto una, come dicono in inglese, comfy, per cui un qualcosa che ti fa sentire a tuo agio, allora in quel caso sono quelle le aziende che possono andare a crescere di più, e per cui anche una persona mantenendo il proprio focus sulla qualità piuttosto che sul creare qualcosa di enorme, lo fa diventare più importante, più produttivo e più performante nella vita di tutti i giorni. Un quarto punto che Jack Ma menziona è quello di vivere una vita in salute, e lo dice perché secondo lui le tecnologie moderne ci stanno portando a allungare l'età, per cui allungare la nostra vita, e le persone andranno a vivere sempre di più rispetto al passato, sia per i vari agi, per la tecnologia, per quello che la medicina potrà fare in futuro. Ma che senso ha, secondo Jack Ma, e anche secondo me a questo punto, vivere a lungo se poi non si vive in una maniera salutare? Si vivrà in maniera penosa, si vivrà in maniera triste, e non ha senso vivere una vita più lunga se questa deve essere triste. Per cui un fattore fondamentale a cui dobbiamo tenere attenzione è la nostra salute, tenere il nostro corpo in salute, mangiare bene, fare attività fisica. Per cui anche per me, non dedicarmi solo alla parte dell'investimento, a quello di creare contenuti nuovi su YouTube, ma appunto dedicare una parte della mia giornata ad allenarmi, oppure a cucinare dei piatti che siano il più salutari possibili, a divertirmi, a rilassarmi, ad evitare lo stress. Essere in salute vuol dire che arriverò più in là nella vita, però in uno stato fisico migliore di quello che è adesso, e questo mi farà trarre dei benefici. L'ultima parte che mi piace molto di questo video è quello che Jack Ma dice: bisogna divertirsi, have fun in your life. Una cosa che mi è venuta in mente guardando un video passato, che tra l'altro non ricordavo fino a quando ho visto il video di questo YouTuber, che tra l'altro adesso ti dico chi è perché siamo arrivati alla fine, Evan Carmichael, uno YouTuber abbastanza grande perché vedo che ha 2.860.000 iscritti al suo canale. Comunque, Jack Ma durante una sua festa aziendale andò sul palco con una maschera in un Harley Davidson e si mise a ballare un balletto, una canzone di Michael Jackson, e nessuno sapeva che fosse lui fino a quando non si è tolto la maschera. Lui vede nel divertimento, nel enjoy the life, come dice lui, divertirsi nella propria vita, un modo per essere più produttivo, per essere una persona migliore, perché se si guarda solo al lato puramente produttivo di per sé della propria vita, non si riesce a essere produttivi proprio perché si tralasciano quelle cose importanti di tutti i giorni, che sono il divertirsi, di avere una vita serena e avere una vita stabile, e quelli sono dei pilastri fondamentali per essere una persona più produttiva e migliore. Spero che questo video sia stato di tuo interesse, è un'idea che mi è venuta appunto guardando il video di Evan Carmichael e mi è piaciuta molto, e pensavo appunto di portare questa piccola chicca con i miei 5, lui ne ha fatti 10 nel suo video, ma secondo me questi sono i 5 secondo me più fondamentali. Un ultimo forse che sarebbe bello citare, un po' come bonus, come fa lui, è quello di
circondarsi da persone che sono positive e non negative, perché cambiare idea a una persona negativa è impossibile, secondo Jack Ma. Invece circondarsi da persone positive, da persone che sono sempre propositive, tende ad aiutarci ad essere più produttivi. E questa è una cosa fondamentale. Lui si è sempre circondato da dirigenti molto positivi, molto produttivi. Seppur lui menziona in una delle sue conferenze che quando fanno le riunioni, non è come le tantissime aziende cinesi, ma anche italiane a questo punto, penso io, in cui c'è il capo che parla, gli altri prendono nota. Secondo quello che dice lui, nelle proprie riunioni vince l'idea di chi urla di più. Per cui sono riunioni molto rumorose. Lui dice sembra una war room, una stanza di guerra. È una cosa, diciamo così, un po' strana, sembra quasi di essere a Crotone o a Napoli quando si fanno riunioni di questo tipo. E parlo da crotonese, eh? Comunque, spero che questo video sia stato di tuo gradimento. Mi piaceva tantissimo portare Jack Ma perché lo reputo una di quelle persone che hanno creato un solco fra il passato e il futuro. Ce ne sono tantissimi. C'è Jeff Bezos, c'è Bill Gates, ce ne sono tanti. Però in Jack Ma vedo un qualcosa in più perché lui viene da una nazione che fino a qualche decennio fa era di per sé una dittatura a tutti gli effetti. Adesso non è che sono proprio liberissimi, però è totalmente diverso. Sono aperti al mercato quello privato, non c'è più il comunismo oppressivo. Per cui è una persona che ha cominciato a diventare nel 1994 una persona diversa. Quando il mondo ancora il suo mondo non era cambiato. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciare un pollice in su. Farebbe molto piacere a me, ma soprattutto farebbe piacere a YouTube che mi fa crescere in alto. Ovviamente, come ho detto all'inizio, se non sei iscritto al canale e passi di qui, perché non ripassare in seguito, magari ricordandoti, iscrivendoti al canale, cliccando la campanella delle notifiche, così se non lo ricordi tu, te lo ricorda YouTube. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!